Ciao a tutti, sono Giulio Caime, studio alla Facoltà Scienze Storiche dell'Università di Torino, benvenuti in questo canale YouTube. Oggi continuiamo con la nostra chiacchierata riguardo alla storia della democrazia diretta. In questo video continueremo il discorso e quindi abbiamo visto come nel eh, precedente eh, possiamo far nascere il dibattito attuale della democrazia diretta da, con le esperienze di democrazia partecipativa degli anni eh, 60. Col stesso decennio, l'importante pensatore libertario Paul Goodman ha creato l'anarchismo post classico. Come vedremo, sarà uno degli attori di queste nuove istanze. E infine, nell'ultima parte del video precedente, abbiamo visto come eh, Barber, eh, con il suo importantissimo saggio Strong Democracy, nel 1984... Eh, condensa questa tradizione degli anni eh, 60 e, se vogliamo, un po' l'apripista di tutte le proposte contemporanee di, di democrazia mh, diretta. In particolare, in questo video eh, analizzeremo il contesto politico eh, e sociale, ovviamente eh, che, eh, si, che risentono delle politiche neoliberiste che dagli anni '80 o dalla fine degli anni '70. Eh, si sono abbattute nella democrazia rappresentativa. Quindi cercheremo di definire questo contesto e quindi cercheremo di capire meglio come mai sono nate, eh, sono ritornate, se vogliamo, queste istanze di democrazia eh, diretta. E vedremo che sono portate da eh, tre eh, attori, l'anarchismo contemporaneo, L'antropologia, in particolare quella politica ed economica, vedremo come eh, queste due istanze sono un po' eh, sovrapposte, questi due attori parlano una stessa lingua. Molte volte eh, gli anarchici eh, si fanno interpreti delle teorie dell'antropologia politica. Pensiamo a Graeber, che sia un anarchico, sia un antropologo, o se vogliamo, eh, antropologi e eh, politici. Che danno sono vicini a un pensiero più eh, libertario, quindi in opposizione al dominio dello Stato. Terzo attore, e un po' più distaccato da questi, è il populismo, in particolare il populismo italiano di Casaleggio eh, o di Grillo a favore della e-democracy, cioè di una democrazia sulla rete. Ebbene. Per fare tutto ciò, per fare eh, questo video, che se vogliamo è la grande premessa, poi andremo ad analizzare le quattro proposte definitive di eh, democrazia eh, diretta contemporanea. Per fare questo, ovviamente, vi svelo le mie fonti, grazie alle quali eh, ho usato come punto di riferimento per costruire questo saggio. Ovviamente per parlare dal punto di vista politico, per parlare di che cos'è oggi la democrazia rappresentativa, il suo stato di salute, ovviamente farò riferimento a eh, Bernard Manin nel suo celebre saggio Principi del governo rappresentativo. Per parlare del contesto eh, di crisi di sofferenza della democrazia contemporanea, della post eh, democrazia. Eh, Prenderò in esame il saggio di Francesco Tucca: Rivolta della eh, società. È in particolare importante questa lettura, perché almeno come la eh, penso io. Questo rientra nella mia cosa personale. Eh, si vede come in questo contesto di rivolta della società, cioè che una parte della società eh, non sta più alle politiche neoliberiste, eh, fanno un po' gli interessi delle grandi eh, plutocrazie finanziarie, delle grandi oligarchie finanziarie quindi si vede un po' come la società stessa si, sia, si, sti, si stia rivoltando e qui la nascita del sovranismo, del populismo. E quindi in questo contesto della rivolta della società ebbene, si spiega bene l'emergere di nuove istanze di democrazia diretta, quindi regimi completamente diversi che vanno in opposizione sia alla democrazia rappresentativa sia al capitalismo finanziario. Inoltre per i concetti di eh, democrazia, di storia della democrazia, ovviamente, l'importantissimo saggio di Massimo Salvadori democrazia. Inoltre eh, il grande studio che è stato fatto proprio dell'uso della democrazia della storia, della democrazia nelle sue varie declinazioni. Lo studio di Butti de Lima, Democrazia, due punti, Invenzione degli antichi ed usi dei moderni. Inoltre ancora il saggio Democrazia di Stefano Petrucciali e infine per percorrere le strade del, dell'anarchismo, ovviamente il saggio che abbiamo già usato in precedenza sulla storia dell'anarchismo americano di Pietro Adamo. Oggi i rappresentanti sono eletti in base all'immagine, che sia l'immagine personale del candidato, sia quella dell'organizzazione o del partito al quale esso appartiene. Ebbene, con queste parole, con questa descrizione di questa democrazia del pubblico, Sempre più ad eh, immagini, in quegli anni, eh, questo è il saggio di eh, Manen, Principio di Governo Rappresentativo, dove scritto eh, alla fine degli anni '90, quindi ancora si parlava di videopolitica. Erano gli anni eh, del grande berlusconismo che irrompe nella politica italiana, e ovviamente non solo in Italia, non era ancora arrivata la. I, la, i democracy del grillismo, se vogliamo, la democrazia di internet e di Trump a colpi di tweet. Però già è un qualcosa, eh, come dire, già la grande intuizione di questo eh, politologo eh, francese. Per entrare un po' meglio nel contesto eh, politico, quindi nel mondo della post-democrazia, per usare un termine eh, di questo saggio uscito nel 2003 del sociologo e politologo britannico Colin Croge, il quale descrisse appunto eh, le nuove democrazie, de, scusatemi, le democrazie del nuovo millennio, del XXI secolo, ormai come schiacciate dalle nuove oligarchie finanziarie, le quali queste oligarchie erano il prodotto della eh, globalizzazione. In questo contesto ovviamente le elezioni politiche continuano a esserci, Condizioni i governi, ma... Eh, i gruppi privati, cioè queste grandi oligarchie, eh, stabiliscono le agende, l'ordine del giorno, del dibattito politico, quindi può vincere eh, so, il partito comunista, il greco, Tsipras, ma in ogni caso dovrà eh, stare alle regole del mercato, quindi alle regole di austerità eh, de, imposte ovviamente dall'Unione Europea, ma che dire, a loro volta le impongono a buon ragione perché sennò i mercati non danno la fiducia in questo mondo globalizzato, se non hai la fiducia i mercati è un qualcosa di veramente tutto il mondo in un secondo possono decidere, fanno girare i soldi, ebbene si rischia veramente la eh, bancarotta. E in tutto questo contesto quindi che le grandi oligarchie finanziarie incidono enormemente la politica, gli stessi cittadini non hanno più tutto questo potere e progressivamente gli stessi cittadini sono delegati a un ruolo passivo e questo ruolo passivo li rende apatici alla politica. Ovviamente la politica propriamente detta, i partiti non sono inermi a tutto ciò e si vede una sorta di personificazione sempre più spinta della politica, fatta sempre più da personaggi, da leader di partito che degli stessi partito. L'Occidente, almeno soprattutto in Italia, vive un po' il mondo post-ideologico, che per carità non sarebbe neanche una brutta cosa se si eh, pensasse per idee politiche con la propria testa, ma la politica viene fatta sempre più a persona, quindi sulla fiducia del capo eh, riguardo eh, alle masse. Questo è il contesto della post-democrazia di Colin e, e In particolare eh, Massimo Salvadori. Nel suo saggio, eh, nel suo studio della storia della democrazia in particolare, raffigura questa offensiva neoliberista. Ha sottolineato come lo scoppio della grande recessione del 2008 eh, abbia mostrato eh, sia i vizi sia la potenza di questi grandi giganti della finanza. Giganti, ovviamente, eh, sottolineato all'altro importante saggio di Con l'incrocio del 2011, Il potere eh, dei giganti. E quindi, come queste grandi oligarchie finanziarie industriali. Eh, parole di Salvadori, pur essendo pienamente responsabile eh, della crisi del 2008, sono riuscite ad addossare ai governi e ai cittadini il costo del loro mh, salvataggio e quindi di aumentare quelle politiche eh, neoliberiste. Eh, quindi qui si vede eh, come il loro potere sia ormai illimitato, nonostante una crisi che minasse il loro potere, anzi sono riusciti a ehm, avere maggior eh, potere. E quindi. Eh, sì, la democrazia contemporanea permane, permane nelle procedure, ma di fatto il potere è sempre più da un'altra parte che rispetto agli stati e nazione. Quindi arriviamo a noi al, facciamo un passo indietro. Nel, già nel 1995 il politologo francese Bernard Manin eh, individua le caratteristiche di questa democrazia eh, contemporanea e lui la definisce democrazia eh, del pubblico. E si constata in questa democrazia del pubblico una costante sfiducia nei partiti, nella loro forza politica. Sono totalmente inermi di fronte alle sfide del mondo globale, delle grandi oligarchie globali. Un partito in campagna elettorale può promettere mare e monti, può permettere migliaia di posti di lavoro, può permettere di fare le politiche che vuole, ma di fatto la realtà si scontra con appunto questa realtà del mondo globale, della finanza globale, che è un mondo fortemente impersonale. Si parla di eh, società che giocano in borsa, di rating, di banche, tutto, quindi di, poi di fatto eh, il reale sono gli investimenti sia dei grandi mh, azionisti, dei grandi uomini di borsa, ma se vogliamo anche investimenti di uomini eh, qualunque, delle famiglie qualunque. Un esempio, voi eh, mettereste nel 2011 i vostri risparmi eh, nei titoli di Stato di Grecia o Italia? Ovviamente no, quindi capite come il mondo sia ormai così eh, liquido. E nonostante il mondo liquido di flussi di capitali che girano, la stessa società è diventata eh, liquida. E con questo termine si indica la fine eh, di quelle grandi letture, ma la stessa società, eh, diciamo per classi, quelle letture per strato eh, della società. Infatti ormai siamo una società post-industriale, eh, la classe operaia eh, non c'è più, la borghesia anche lì si è impoverita, la globalizzazione, come eh, ho approfondito meglio nella prevista riguardo alla storia della democrazia si è visto che dagli anni 70, ma soprattutto dagli anni 80, 90 e 2000, come la eh, globalizzazione ha aumentato le disuguaglianze sia eh, nel mondo, quindi nel, nelle regioni del terzo mondo, ma anche nelle stesse se vogliamo, regioni del mondo, nei stessi stati eh, sviluppati dal punto di vista tecnologico e eh, non solo, nelle stesse eh, società contemporanee, eh, occidentali. Mh, e eh, diminuite il numero dei ricchi, ma il loro, mh, il loro capitale è aumentato enormemente, pensiamo al signor Amazon, al, al Bill Gates, e sono tremendamente ricchi, ma sono pochi e, e chi che viene colpito in questo modo è la, è la classe media che si impoverisce e quindi aumentano sempre di più eh, le fasce sociali eh, più povere e la società appunto diventa liquida. Non ci sono più le grandi distinzioni che so, sono negli anni 60 o fino agli anni eh, 70. Un'altra caratteristica della democrazia del pubblico di Manen è, è appunto che adattandosi a questi cambiamenti e quindi la sfiducia nei partiti, di i partiti diventano a loro volta costantemente alla ricerca di un consenso, ma un consenso più eh, trasversale. Ecco quindi in base alle eh, circostanze alle circostanze ovviamente eh, elettorali, e questo anche perché eh, gli stessi elettori, che sono sempre di meno, sempre più apatici, sono appunto ogni occasione, ogni appuntamento elettorale diventa un'occasione per fare una eh, importante campagna elettorale, un'occasione di grande eh, demagogia. I discorsi di partito sono ormai inutili in questo mondo. Mm. così globale, così liquido. E, e quindi se la, la demagogia, che è sempre stata importante riguardo alla storia della democrazia, eh, non pensiamo che eh, diversamente al passato fuori, la democrazia funzionasse senza demagogia. Democrazia e demagogia sono forse la stessa cosa, solo una dal punto di vista ideale, è la democrazia. Pensiamo ad Eschilo. Gli argivi in assemblea che decretano per il bene, pensiamo alla democrazia reale di Atene e quindi tutti i cittadini in assemblea che in situazioni di, eh, di crisi e emergenza possono dar vita a un profondo delirio, come è il caso del processo degli strateghi dell'Arginuse. Eh, Ma tornando a noi al mondo eh, contemporaneo, si vede come appunto questi i partiti devono far fronte a questa sfiducia nei loro confronti a questa continua caccia di voto trasversale in questa società liquida che ormai eh, ha perso un po' quei orientamenti, se vogliamo, eh, ideologici. E di fatto i partiti si sono come dire, lasciati sempre guidare da professionisti della politica, ma in particolare c'è stato un cambio di regime, se vogliamo. E le nuove elite che guida i politici sono appunto sono da inserire nel campo della comunicazione. Eh, I professionisti della comunicazione e che a loro volta ovviamente i leader di fatto sono guidati da leader carismatici, che a loro volta le loro echipe, il loro entourage, la loro squadra è fatta da professionisti della comunicazione, della politica e quindi danno sempre più vita. Ovviamente, Manescu nel 1995, il primo governo Berlusconi nel 1994, attenzione: sempre più forme di videopolitica, cioè di personalità, di leader carismatici fortemente che bucano lo schermo, che entrano, eh, se vogliamo, nel cuore degli elettori, eh, e non tenendo conto della loro se vogliamo, fede eh, dal punto di vista ideologico. E quindi la crisi dei partiti che noi oggi vediamo è direttamente legata a quella della democrazia, in particolare la crisi della democrazia rappresentativa che dal Novecento in poi è una democrazia di partiti, è sempre funzionata, ma in questo momento entra nel pubblico. E questa mancanza di forza nella politica del pubblico. Manen nella sua postfazione che ha aggiunto nel 2013 la vede come una causa dell'avvento nell'ultimo decennio appunto di nuove politiche partecipative non istituzionalizzate, quindi che non rientrano nella grande, negli schemi istituzionali dei partiti. E appunto secondo Manen nel 2013 si vede appunto questa mancanza di agire, questa mancanza di forza di dare effettivamente delle soluzioni. Il nasce di soluzioni alternative. Da un lato il mondo di chi riteneva ancora che gli imperativi dei mercati globali e dell'Unione Europea dovessero essere ascoltati e lasciati agire con qualche correttivo più o meno significativo, pena la catastrofe. Dall'altro il mondo di chi non credeva più e vedeva invece la catastrofe già in atto. Il primo mondo si appellava all'etica della responsabilità. Il secondo a quella dei principi. E l'elenco potrebbe continuare. Ovviamente, con questo riferimento a Max Weber, alla politica come professione, Francesco, Francesco Tuccari descrive eh, con queste parole eh, l'Italia durante le elezioni politiche del 2018 e descrive nella sua tesi, nel suo saggio, questo come il contesto, eh, ovviamente, che si può ingrandire nel mondo globale. E il contesto che traccia il volto della grande trasformazione 2.0 di Polani, queste sono le tesi contenenti nel, nel suo saggio, quindi collegandosi al, cioè al versaggio di eh, Polani, in questo decennio stiamo vivendo nuovamente eh, delle tensioni fra mercato e società e la società che non sta più, eh, non vuole più stare sotto, come dire, l'egemonia del mercato, tenta eh, le sue spallate, tenta la sua rivolta, appunto, la rivolta della società. Ebbene, quindi dopo aver parlato dal punto di vista politico eh, abbiamo visto mh, la post-democrazia o la democrazia del pubblico per dirla alla eh, Manen e vediamo effettivamente qual è il contesto eh, sociale appunto che in questa rivolta della società, quando ormai la politica tradizionale eh, non ha più armi per le sfide globali, ebbene, Vediamo appunto l'emergere di eh, posizioni nuove e eh, alternative. E quindi, come ha sottolineato Stefano Petrucciani, le sfide globali, come i flussi migratori, eh, i flussi della comunicazione eh, globale, i problemi di approvvigionamento energetico, lo spostamento dei capitali in tempo reale, la crisi ambientale, manifestano tutte quante l'inadeguatezza eh, della democrazia rappresentativa eh, contemporanea. E quindi, usando le parole di Petrucciani, in questo contesto di una sinistra senza popolo, quindi di un popolo senza rappresentanza, si sono sviluppate nuove proposte contemporanee di democrazia diretta. Queste nuove forme politiche si contrappongono sia alla tecnocrazia, eh, pensiamo al governo, cioè governo tecnico di Monti, eh, di Draghi, il governo degli esperti, il quale la democrazia comunque scavalca ogni legittimità democratica in nome delle scelte tecniche inevitabili. Bisogna fare queste riforme, se no rischiamo il default economico e se l'Italia, lo Stato italiano va, eh, perde tutto, noi, nessuno ci accende neanche più la luce di casa, che in questo, in questo momento è sempre più eh, attuale inoltre va sia contrario al sovranismo e quindi almeno una volta poi dobbiamo far, forse fare un discorso in più riguardo cos'era il sovranismo prima della guerra in Ucraina poi effettivamente almeno il sovranismo di destra in Europa con l'avvento di questa guerra con alzato quegli altarini che già si intuivano quindi questo doppio legame fra sovranismo di destra e Putin ma questo è un altro discorso comunque quel sovranismo che eh, richiede vuole, non si sa se forse con altri fini, altri fini però formalmente è eh, a favore di un ritorno della potenza dello Stato nazione che in ogni caso in questo mondo globale non si sa come possa eh, avvenire. E quindi in questa galassia di questo popolo senza eh, rappresentanza eh, che comunque cerca di colmare quel vuoto della sinistra storica, della sociodemocrazia, nella quale ricordiamo il primo vero, a mio avviso, primo vero morto della eh, globalizzazione è stato appunto lo Stato collettivista, una concezione di uno Stato eh, centrale, dove lo Stato era eh, in tutto e regolava l'economia e quindi ovviamente mi riferisco al 1989, al crollo dell'Unione Sovietica che non ha retto botta rispetto a quei grandi cambiamenti e ovviamente tutte le politiche, i partiti e le politiche socialdemocratiche che vanno comunque in quella direzione, in questo mondo globale, sono, forse, sono destinate eh, ha una fine, infatti, non sono attuate. Si vede come anche oggi il mondo. I partiti che erano di sinistra, che si riconoscono in quella determinata concezione, applicano politiche liberali. Che ricordiamo, l'essere liberale è una cosa di destra, il libero mercato è destra. Però, come dire, l'incapacità di è la praticità di qualsiasi altra politica a livello collettivista, se vogliamo un po' meno a livello anche statale, lo Stato che entra nell'economia dirige. Forse solo in Francia c'è rimasto un, un qualcosa di questo tipo, come la grande sanità pubblica, o comunque eh, quando in certi contesti lo Stato francese entra eh, nell'economia è tutto, ma è solo più un piccolo eh, esempio. E Quindi, in questo galassia del popolo senza rappresentanza, di questa, questo grande vuoto della sinistra, vediamo che si, può, si è collocata qui, prendono forma i nostri attori eh, politici che non fanno parte della, poli, della politica istituzionale, che sono appunto l'anarchismo contemporaneo, l'antropologia politica ed economica e il populismo. Mm. E quindi, il punto che unisce queste tre eh, differenti. Eh, attori che possiamo eh, definire come declinazione della sinistra senza popolo e la totale opposizione alla post-democrazia neoliberista eh, ma questo lo vedremo bene nel eh, quarto capitolo in, qu in quanto analizzeremo quattro proposte di democrazia eh, diretta dobbiamo un attimo pensare dal punto di vista, adesso, punto di vista sociale e culturale questi tre attori quindi vediamo come i movimenti, secondo Petrucciani, sono l'esempio migliore di soggetti che costruiscono un'ideologia dal basso eh, verso l'alto. I movimenti si caratterizzano per l'assenza di una struttura organizzativa rigida e permanente. I membri sono attivi in prima persona perché il movimento esiste fin quando qualcuno gli dà vita. Tale eh, associazione può far nascere vere e proprie eh, forme di vita eh, comunitarie. Tuttavia il rischio che non essendo un organo rappresentativo i suoi sforzi possono tradursi in, eh, non possono, i suoi sforzi, possono tradursi in sforzi non eh, legislativi perché appunto non rappresentano nessun ordinamento dal punto di vista eh, dello Stato per esempio, stupido e banale possiamo manifestare quanto vogliamo eh, per la caccia o facciamo un referendum se no, no, possiamo fare tutte le manifestazioni di piazza che vogliamo ma se non c'è un intervento effettivamente istituzionale tutto ciò non si concretizza. Inoltre l'assenza stessa di un'organizzazione rigida al movimento fa sì che tale forma politica sia estremamente effimera e inoltre potenzialmente soggetta a radicalizzazione da parte di una minoranza interna. Adesso, usando le parole eh, l'analisi del grande sociologo eh, Gian eh, Paolo Pandestral, ovviamente contenuta eh, nella raccolta di saggi di eh, Giuseppe Schiavone, Democrazia diretta, il quale il sociologo. Eh, Van der Straal sostiene che le caratteristiche che, hanno for che forma il nostro eh, presente hanno origine della crisi degli anni eh, 70. Anche qui invio, eh, vi invito, casomai a, che ho approfondito recentemente nel video dedicato alla storia della democrazia eh, americana, in particolare agli anni 70 e gli anni eh, di Nixon, nel quale eh, col 1973, inizia la crisi degli anni 70, quindi, se vogliamo, l'inizio del nostro mondo contemporaneo la crisi dello stato nazione. Ma tornando a noi, appunto, eh, la crisi degli anni 70, eh, la crisi della nostra società si configura come modello post-industriale o, se vogliamo anche post-moderno, sono sinonimi. E questo nuovo mondo che si è formato può essere eh, analizzato tramite due aspetti, uno strutturale e uno culturale. Il primo si può riconoscere un forte sviluppo nei processi di produzione, di impiego di scienze e tecnologie, quindi un'economia orientata più al settore terziario e quaternario, ovviamente eh, le grandi stati, i grandi stati eh, sviluppati dal punto di vista eh, tecnologico, cioè l'Occidente, e una eh, delocalizzazione dell'industria. E qui si è visto come dagli anni 70 in poi tutto quanto l'Occidente l'industria l'ha portata fuori, in particolare la Cina che è diventata la più grande industria, del mondo. Il secondo aspetto, che è quello culturale, che ci riguarda eh, maggiormente, il quale secondo il stesso sociologo ha avuto ma, eh, maggiore responsabilità nell'influenzare la politica, questo aspetto infatti è caratterizzato sia da un abbandono delle ideologie del XX secolo, sia da una forte affermazione di un relativismo pratico. E quindi qui eh, torna proprio alla mente la, la fine, cioè la controcultura di fine anni 60, questo relativismo è radicale. In particolare, nella società post-industriale, eh, l'idea di incertezza, secondo il sociologo, ha portato a profondi cambiamenti nel mondo della produzione industriale, dove il peso del fattore umano si è imposto eh, a quello precedente della, eh, del concetto di eh, burocratica. Ebbene, eh, queste radicali novità nel campo eh, morale sono state eh, affermate, si sono realizzate attraverso etiche eh, speciali o applicate, come pensiamo a quelle eh, delle professioni, al costume eh, sessuale, ai diritti sociali e all'ecologia. Quindi qui torniamo a questo tema, vediamo eh, questa nuova questa società post industriale, si collega con queste nuove istanze, questo è un formarsi di una nuova etica. E quindi qui si vede come la democrazia diretta sia sempre legata a doppio filo con un discorso eh, morale, non è semplice autogestione, non è una semplice forma di eh, governo, c'è un discorso anche morale da fare. E quindi nella politica eh, la crisi dei partiti tradizionali eh, è andata di pari passo con l'affermazione di eh, movimenti. Infatti eh, tali movimenti, secondo il sociologo, eh, evidenziano come, eh, sono evidenziati come un prodotto della cultura post-industriale in quanto si caratterizzano essi stessi nell'impossibilità di gestire una qualsiasi eh, innovazione e quindi il diffondersi della cultura del relativismo pratico ha permesso ai movimenti di concentrarsi su problemi specifiche, su, su tematiche legate eh, direttamente alla vita eh, socio-economica esistenziale, bisogni eh, umani. Quindi qui eh, un po' il nostro presente è sempre di più eh, concentrarci eh, su di noi, non tanto visioni globali, visione di politica, che casomai appunto la politica, soprattutto la politica estera non solo non agisce nell'etica, forse appunto nella politica non esiste etica, sono due cose completamente opposte, però questo orrore che proviamo costantemente nel nostro mondo contemporaneo, tutti quei fatti che non rientrano nella etica, che noi ovviamente ci diamo, l'etica è una cosa estremamente soggettiva. E quindi qui anche il desiderio di normare, eh, dal punto di vista legislativo, eh, la propria sensibilità, e quindi come dire che la soggettività diventa effettivamente anche oggettiva, e quindi da poter... Eh, chiedere che appunto, il giudice possa intervenire per sanzionare quando la nostra soggettività sentiamo che viene attaccata, questi sono effettivamente discorsi del nostro eh, presente. Ma tornando a noi, tornando ai movimenti, in particolare negli anni 80 hanno, preso il, hanno perso il loro carattere di eh, lotta di classe, di rivendicazione sociopolitica, come pensiamo, come erano stati i movimenti operai, le aggregazioni sindacali, i movimenti studenteschi fino alla fine degli anni 60, ma se vogliamo, in Italia fino alla fine degli anni 70. E invece i movimenti degli anotani in poi hanno iniziato ad abbracciare la lotta alle differenze, quindi ad abbracciare la bandiera del multiculturalismo, trasformando la natura stessa della democrazia. e Questo è importante, appunto fondamentale per capire eh, oggi sia come viene sentita la democrazia, da chi è interno oggi, è la democrazia rappresentativa, ma anche chi è esterno, come ci vede. So, la Russia, la Cina, come vede noi eh, le nostre democrazie rappresentative? Come noi stesse le sentiamo? Che cos'è per noi oggi la democrazia, un pensiero eh, democratico? Ed è stato cambiato fortemente appunto dal multiculturalismo. È un esempio concreto di questa rinnovata sensibilità democratica riguarda appunto i temi delle culture eh, locali, come l'immigrazione, il contatto fra religioni e le nuove etiche eh, applicate, come pensiamo al femminismo, l'emancipazione dell'omosessualità, il rapporto tra uomo e natura. Sono tutti eh, concetti che hanno dato una nuova sensibilità al, dagli anni 80 in poi al concetto di democrazia, soprattutto al concetto di essere democratico. Ovviamente ricordiamo che pensiero democratico e essere liberale sono due cose diverse, quindi uno, può benissimo vivere una democrazia rappresentativa e non essere d'accordo con eh, questi temi, se è più, se vogliamo liberali, però non vuol fare di questo di essere dei dittatori, c'è una grande differenza e si spiega anche eh, d'altro canto tutte le lotte che sono state fatte in questo eh, contesto che vediamo ancora noi oggi, appunto come eh, l'emancipazione del femminismo, l'emancipazione che sono tutti grandi eh, movimenti di eh, democrazia eh, radicale. E quindi la ripresa di queste culture particolari, in particolare quelle locali, in un contesto sempre quello di una società post-industriale, rappresentano una delle cause del desiderio di localismo autonomo. E quindi questo desiderio di localismo autonomo è legato, ovviamente, a doppio filo alla democrazia diretta. Che è il miglior modo di poter essere autogovernati, eh, quindi abbandonando lo Stato, tornare a una comunità, a un orizzonte di città, e quindi lì sì, si può ritorno in auge, discorsi di democrazia diretta, di Rousseau, eccetera, eccetera. E quindi nella cultura post-industriale si configura una forte influenza di enti territoriali e di culture minori, il cui concetto di autonomia. Rappresenta un'affermazione politica di enti locali e i movimenti eh, cristallizzano questa eh, opinione contraria alla centralizzazione della politica, cioè, proprio i movimenti eh, degli anni 80 in poi, come vediamo, eh, sono portatori di queste delle istanze locali, di un localismo autonomo e quindi come è possibile anche la forma di governo in una democrazia diretta e quindi si oppongono sempre di più alla democrazia rappresentativa, cioè a forma, alla forma di governo dello Stato centrale. Questi discorsi vanno di pari passo. E adesso andiamo un attimo ad analizzare quali sono i nostri tre attori di fatto, chi è che porta queste istanze ovviamente di questi movimenti, ovviamente abbiamo... Il nostro soggetto ci riferiamo a quella galassia, a quel vuoto della sinistra, a quel popolo senza rappresentanza che cerca di colmare quel vuoto della eh, sinistra eh, sociodemocratica. Ebbene, il nostro primo attore è l'anarchismo eh, contemporaneo e quindi l'anarchismo di oggi è un'evoluzione dei movimenti no global della metà eh, degli anni 90. E quindi l'assiatto di quel decennio, secondo Pietro Damo, si caratterizzava per un'anarchia di tipo 3, ovvero un'ulteriore rielaborazione dei temi dell'anarchismo post-classico della tradizione degli anni 60, ma con un'enfasi ancora maggiore sulla dimensione impolitica ed esistenziale, vedete qui come l'individuo è sempre eh, al centro, e quindi con pratiche l'Alf Steichler a creare eh, appunto... Modi di vita alternativi ma realizzabili e questa è la sfida dell'anarchismo eh, contemporaneo. Il clima culturale degli anni '90 eh, che è emerso fu un'estrema condanna alla società industriale e eh, all'Occidente, quindi, con nuove etiche, ovviamente, eh, l'etica eh, ecologica, se pensiamo in eh, primo piano eh, No globe, ma anche eh, l'etica neoliberista alla grande disuguaglianza che negli anni '90 si eh, sentiva. E quindi si verificò un ritorno eh, negli anni '90 alla giustificazione dello scontro, eh, armato e della, eh, scusate, dello scontro urbano e della violenza contro la proprietà e i simboli del capitalismo, ma questo in particolare per mano dei eh, black bloc. Ma secondo Adamo, eh, Tuttavia eh, la concezione che resta più preponderante nella galassia dell'anarchismo eh, contemporaneo, in particolare quello in no global, è la dimensione post postclassica eh, più che quella della politica rivoluzionaria, quindi non si voleva tanto fare la rivoluzione che vuol dire cambiamento sociale, ma quanto più proprio una trasformazione eh, etica, una trasformazione degli stili di vita. I movimenti no global, nello specifico, eh, si formarono nella metà degli anni 90 in diverse varietà di gruppi, tutti però eh, unificati dall'uso di Internet, quindi l'arrivo di queste grandi mh, tecnologie, come vedremo, eh, sarà uno dei fattori che accomunerà eh, tutte eh, le varie proposte di democrazia eh, diretta. In questa varietà si mh, potevano trovare eh, enti piuttosto istituzionalizzati e integrati, come per esempio le ONG, che eh, avevano eh, obiettivi mirati, come eh, i gruppi che riprendevano la tradizione degli anni eh, 60, come ecologisti, femministi, antinucleari, cristiani radicali, ma anche eh, associazioni fondate per incoraggiare specifiche campagne di boicottaggio o sensibilizzazione, e inoltre, eh, raggruppamenti eh, alle nuove esperienze terzomondiste, vicine a questi qui invece alla sinistra rivoluzionaria novecentesca, pensiamo al movimento zappatista. L'uso comune della rete permise eh, a, tutti vari, a questa galassia, a questi vari gruppi, di eh, realizzare effettivamente comunità eh, orizzontale, privi di gerarchia e di fornire al tempo stesso. Un forte fattore identitario comune e eh, alternativo e quindi eh, di condividere quella bandiera, quella comune bandiera che criticava le politiche neoliberiste eh, mondiali. Tuttavia, secondo eh, Pietro Adamo, ciò che contraddistinse la maggioranza dei movimenti no-global no global, fu la loro dimensione simbolica e in politica, erede ovviamente dell'anarchismo post-classico degli anni 60. E questo andò a creare un sodalizio eh, tra il pensiero anarchico e le istanze più radicali dell'antropologia eh, politica, in particolare del mondo no global, della metà degli anni 90, del mondo verde. Pensiamo all'esempio del neo neoprivitivismo eh, del pensatore Zerzan, il quale si avvicinò a un certo tipo di antropologia libertaria. Quindi qui vediamo come l'anarchismo contemporaneo e l'antropologia eh, hanno un un terreno comune di, di scambio, il quale questo pensatore neopositivista eh, configurò la scienza e la tecnologia come forme contemporanee più pericolose eh, di dominio. E quindi qui vediamo anche la grande differenza, se vogliamo, con oggi eh, la nuova eh, se vogliamo, ondata di eh, ecologismo, che ovviamente è partita da Greta Thunberg, ma con una certa fase, poi di fatto è diventata istituzionale, ma che di fatto, almeno in Europa, possiamo dire come Greta Thunberg sia stata, se vogliamo, il cavallo di Troia del ritorno delle politiche nucleari, perché è vero, riscaldamento globale, eh, inquinamento, non si può eh, andare avanti così, però. La differenza, e qui la grande differenza tra il no global il neo-primitivismo, eh, che vedevano con favore cancelliamo tutte le industrie, torniamo tutti quanti a zappare la terra per dire in modo estremamente brutale, viviamo, torniamo allo stato di natura di Rousseau, ebbene gli stati ovviamente oggi non, non abbracciano questo tipo di politica, ma per poter mantenere il, il progresso che abbiamo ottenuto si può fare solo con eh, il ritorno al, al nucleare, quindi con politiche fortemente nucleari che permettano eh, il continuare di queste società e continuare anche al progredire, quindi non è un ritorno indietro come a, com i favori del neoprivitivismo, eh, ma una cosa eh, alternativa sempre dal punto di vista però ecologico, però è giusto vedere questa grande distinzione. E ovviamente adesso andiamo un attimo a parlare di questo secondo attore che è l'antropologia politica, l'antropologia economica, come abbiamo visto, come vedremo anche in seguito eh, nei prossimi video, è legato a doppio filo con l'anarchismo contemporaneo. Ma il legame tra eh, antropologia e sinistra radicale, come è stato come anche accennato nel video mh, riguardante Marx, i suoi, il suo Marx finale che eh, abbraccia il primitivismo eh, di Morgan, e la, questo importantissimo antropologo eh, americano, quindi questo... Linguaggio, eh, questo terreno, terreno comune fra antropologia e sinistra radicale è sempre esistito ed è sempre esistito nell'ottica della critica al governo rappresentativo per quanto riguarda Marx, ma possiamo dire tranquillamente: il terreno comune di critica alla, cri, alla, ehm, alla critica della, alla democrazia rappresentativa dell'Occidente borghese. In particolare l'antropologia politica attraverso le democrazie eh, primitive ha eh, affermato che la democrazia non è stata un'invenzione dei greci e quindi quando si dice questo uno di riflesso un'invenzione dell'Occidente, ma è stata una forma politica universalmente conosciuta da diverse eh, civiltà. E quindi adesso vorrei un attimo approfondire questo concetto, visto che parliamo di democrazia diretta, questo concetto di democrazie eh, primitive, democrazie tribali, e quindi parlare di sistemi eh, egualitari. Dove la tesi è che i greci non hanno inventato tutto ciò, ma è sempre, sono sempre esistiti in diverse eh, società, sistemi, forme politiche, se vogliamo, egualitarie. E quindi, iniziando questo nostro discorso, iniziamo proprio con Louis Henry e Morgan. Siamo nel 1873, e l'antropologo americano trovò nel consiglio degli anziani degli irochesi forme di democrazia rappresentativa precedente a quella statunitense. E quindi, secondo l'antropologo, la, la democrazia greca fu una maturazione di un processo democratico iniziato, e qui bisogna sottolinearlo, iniziato dalle generazioni anteriori degli antenati e degli eh, ateniesi, i quali erano popoli che si trovavano nella stessa fase di sviluppo dei democratici eh, irochesi. Non so se abbiamo capito bene il concetto. Eh, diverse forme eh, tribali, come dire, la democrazia primitiva si sviluppa in diverse eh, società, come si è formata dal punto di vista eh, della democrazia rappresentativa, forma di democrazia rappresentativa eh, negli Irochesi, questa tribù eh, dei nativi americani, eh, dei nativi americani appunto. Mm. Eh. Una democrazia tribale si sì, è sviluppata anche eh, ad Atene ed è questa è stata la base che ha permesso di fatto il passaggio. Dove eh, ovviamente cos'è che hanno fatto i greci diverso dagli irochesi? Hanno portato questa forma eh, di società, questa forma politica, se vogliamo usare un termine più corretto, di democrazia primitiva, l'hanno resa eh, allo Stato. Cristene ha portato tutto ciò a livello statale. Quindi questo è il gradino. Superiore, che questo termine non piace sicuramente agli antropologi, però ha portato a un livello eh, successivo. Ebbene, e quindi secondo Morgan, il eh, pensiero di Morgan si basa sull'idea di degenerazione, Secondo la quale la nascita della proprietà eh, ha corrotto la forma originaria di comunità eh, egualitaria delle democrazie primitive. Quindi, qui si vede il pensiero fortemente radicale, il pensiero russoliano, anche se vogliamo, di eh, profondo sinistra radicale. E quindi, secondo Morgan, parliamo alla fine dell'Ottocento, il futuro democratico eh, era possibile soltanto con la ripresa delle virtù prepolitiche. E quindi vedremo come questo pensiero, questo primitivismo di fatto. E sarà abbracciato dalle bandiere dell'anarchismo eh, eh, contemporaneo ma se vogliamo come dire, vedere oggi proposte studi sulle democrazie primitive di eh, antropologi il saggio futuro della storia dell'antropologo inglese eh, Goody che mette in discussione l'invenzione occidentale della democrazia ovvia, e pone come esempio l'esperienza africana i Greci inventarono la parola democrazia secondo l'antropologo e l'Occidente si eh, autopresentò con tale modello, ma certe forme democratiche erano già presenti nel mondo mesopotamico e nelle realtà eh, tribali eh, africane. E quindi eh, Gudi, eh, diversamente dalla storiografia tradizionale, individua, eh, che individua in età moderna i principi democratici eh, tra i pirati dei Caraibi fra il XVI e il XVII diciamo, secolo, ovviamente questo è il grande tema, il grande velgrino del, dell'anarchismo, anche dell'antropologia. Per citarne eh, qualche esempio eh, possiamo, mh, so, Burg, eh, Pirati e Sodomia, edito eh, da Eleutera, ma anche lo stesso David Graeber, il, il suo importante saggio, L'utopia dei pirati di Libertaglia, uscito e nel 2021, ovviamente, postumo alla sua morte, di questo potremo parlare in seguito a altri video. Cioè, giusto per dire che questo è un grande tema dell'anarchismo e dell'antropologia contemporanea: trovare forme eh, addirittura in Occidente precedenti alla, al governo rappresentativo, alla democrazia liberale dell'ottocento e del novecento, trovare forme di politica egualitaria nella dimensione nelle politiche nelle quelle società dei pirati eh, caraibici e del Madagascar, riferimento a Grebel del 1500, 1600, 1700. Tuttavia il fine di Gudi è quello di dimostrare eh, sia che l'antichità eh, classica eh, non è l'unico modello democratico e sia sì che il lavoro ideologico degli antichisti, dei politologi, dei politologi occidentali, è stato il frutto di una visione dettata dalla supremazia dell'Occidente. Se vi ricordate, abbiamo aperto, ho aperto il video riguardo la storia della democrazia diretta con Atene e su subito le mie parole iniziali ho riportato il discorso eh, di Finlay, il quale scioglie... Questo nodo gordiano, dicendo come sì, ci sono forme eh, egualitarie, questo possiamo dirlo, in giro per il mondo, ma come i vichinghi hanno scoperto l'America, ma non l'hanno detto a nessuno, ebbene la storia di fatto ha dato a Colombo il merito di averla scoperta, e quindi lo stesso possiamo dire eh, ad Atene, dove sì, gli ateniesi avevano forme egualitarie come in altre civiltà. Ci sono state, ma di fatto, come la stessa parola democrazia, una parola greca, loro l'hanno inventata e non solo l'hanno inventata, l'hanno resa nella forma di uno Stato, che poi da lì è stata presa sia come modello di riferimento, ma anche come modello a stare lontano dallo stesso Occidente. Questo, ovviamente, è nella, nella storia appunto del, dell'Occidente, da Polibio in poi, da Machiavelli, tutti i grandi pensatori, pensiamo ai padri fondatori degli Stati Uniti che conoscevano la democrazia antica ma sono stati ben lontano da voler applicare quel modello. Infatti quella che noi oggi abbiamo è la democrazia rappresentativa, non è di certo il modello che c'era ad Atene, però già solo questo legame, sentirsi o no vicini o lontani, ci porta alla creazione di un filo che eh, ci collega ovviamente. Dobbiamo tenere sempre conto delle dovute distanze, delle dovute diversità. E infine un'altra eh, proposta, eh, un altro esempio di democrazia tribale, eh, questa stessa critica, il quale appunto questo vizio eh, della fotografia eh, antica e occidentale, che è stato viziato da questa visione, questa supremazia occidentale, ebbene la ritroviamo anche nell'antropologo indiano eh, Amartya Sen, il quale citando come esempio l'esperienza democratica indiana e buddhista del VI secolo a.C. Eh, descrive, eh, descrive questa esperienza come la più vera eh, forma di eh, democrazia. E infine, ultimo attore di questo mh, è il populismo e la sua idemocracy. E ovviamente non posso soffermarmi sulla comprensione di questo concetto populismo come è stato comunque analizzato da eh, Damiano Palano, nel suo saggio eh, populismo, il quale analizza questo concetto sotto la chiave di lettura dell'ideologia, della mentalità, dello stile di vita e del discorso. Quello che possiamo dire è che Palano traccia il profilo del populismo contemporaneo con una totale opposizione al professionismo politico e Che vede negli organi di governo dello Stato come semplici macchine dell'amministrazione. Lo stesso populismo, tuttavia, è travolto da un fortissimo eh, liderismo, alimentato dai nuovi mezzi di comunicazione, come prima il telepopulismo e ora dal webpopulismo. È presente inoltre un'insanabile sfiducia in tutte le procedure di, della democrazia rappresentativa, che eh, alimenta. E tutta questa sfiducia è alimentata da un dogmatico sentimento di antipolitica che trae la sua origine nell'idea che il popolo è visto e sentito come una comunità organica della gente comune, portatori di valori puri, un gruppo monolitico possiamo anche dire. E quindi si può affermare che in tutti i momenti storici in cui questo fenomeno, cioè il populismo, si è verificato, Pensiamo al eh, populismo russo alla fine dell'Ottocento, quindi, quel periodo di transizione dal mondo rurale al mondo moderno, il populismo americano anche lì, alla fine dell'Ottocento, nel momento di transizione tra eh, il mondo antico delle campagne e la modernità meccanizzata dell'industria in che arriva, e quello di noi oggi, che se vogliamo è iniziato un po' dagli anni 30, dell'America Latina, infatti, non è un caso che. Eh, leader, una parola grossa, figura di spicco del movimento di questa come di Battista eh, ogni tanto fa eh, dei viaggi in visita in quella zona del Sud America che è la patria del populismo non perché sia fan di eh, Che Guevara o anche se lo sia sono altre le sue ragioni in ogni caso possiamo affermare come il populismo si verifica sempre in un contesto di crisi sociale ed economica ovvero nel momento, in cui, nel momento di una profonda trasformazione tra una vecchia società, il quale, la quale sta lasciando senza possibilità, sta lasciando il passo a un'intransigente un modernità. Questo si può dedurre dal, se si analizza un attimo proprio la storia del populismo, quando si forma, come si forma, qual è il contesto. Per analizzare un po' meglio le dinamiche, poi approfondiremo meglio nel video dedicato, possiamo ancora dire come ha analizzato la politologa Nadia eh, Urbinati, il suo importantissimo saggio Io e il popolo, la quale evidenza come l'attacco contro l'establishment è lo spirito del populismo al potere, che eh, è tradotto in una critica dialettica all'anti-elitarismo, all'antielitarismo, all'antipartitismo, all'antiintellettualismo. Ma tuttavia eh, non è il fine. Il fine del populismo non è quello di attuare una democrazia diretta, ma piuttosto la volontà di affermare un nuovo tipo di rappresentanza: la rappresentanza del vero popolo, della gente comune, non dai corrotti, della politica, delle, della casta, se vogliamo usare questo termine. E quindi il fine del populismo, secondo Urbinati, non è tanto quello di stare una democrazia diretta, ma quanto quello di eh, creare una nuova rappresentanza, cioè una eh, rappresentanza eh, diretta. Quindi il fine del populismo, pur eh, eh, derivando dalla democrazia, è una rivolta contro la struttura pluralistica delle relazioni partitiche, non nel nome di una democrazia senza partiti, ma nel nome del governo di una parte che merita un superiore riconoscimento perché oggettivamente è quella buona, queste sono le parole eh, di eh, Urbinati e con cui descrive il populismo, quindi non tanto l'idea di fare un, instaurare una democrazia diretta a tutto il popolo in assemblea, poi vinca quel che vinca se vincono i ricchi perché fanno il discorso migliore bah, ok. Non è questo il discorso, ma è questo il discorso di vorere unicamente eh, far rappresentare quella parte eh, fino al populismo che vede nel popolo la parte giusta, che ovviamente i leader la trascinano quella parte sentita buona, quindi creare una presentanza eh, diretta. Ovviamente eh, fra i quattro eh, attori, che andremo eh, a analizzare, fare quattro proposte di democrazia diretta, ho preso in esame il populismo contemporaneo di Gian Roberto Casaleggio e di Beppe Grillo, i quali sono portatori, eh, i quali più che portatori trovano la le legittimità nella democrazia eh, diretta e la vogliono creare con nuove forme, una nuova forma, ovvero la e-democracy, cioè una democrazia diretta attraverso la rete. Tuttavia, secondo Massimo Salvadori, la democrazia elettronica è quella forma di regime politico in cui si considera democrazia fare una, una dimostrazione in piazza, esprimere opinioni nel corso di un dibattito, intervenire con tweet, post su questioni politiche, dove ovviamente questi elementi sono condizioni preliminari della de democrazia, ma non hanno propriamente a che fare eh, con questo. Infatti la e-democracy è realisticamente l'ennesima testimonianza di come il termine democrazia sia usato in diversi modi, però anche qui tornando al discorso di Urpinati, il fine di, eh, del grillismo di eh, Casaleggio Grillo è quello di eh, chiedere direttamente ai cittadini senza i partiti di mezzo, questo sì sarebbe democrazia diretta, ma di fatto poi... Eh, i deputati tramite mandato imperativo si esprimono in, in Parlamento, quindi non è tanto quello di riformare da cima a fondo eh, lo Stato eh, italiano, la Costituzione, ma quanto anche lì sono la creazione di una rappresentanza diretta. E nulla, questa chiacchierata si eh, conclude eh, qui nel prossimo video andremo ad analizzare una a una queste quattro forme, queste quattro proposte di democrazia eh, diretta che sono il municipalismo libertario di Buccin, la democrazia orizzontale eh, di Greber, la democrazia deliberativa di Van Gruper basata sul sorteggio e ovviamente infine la e-democracy del grillismo o se vogliamo del populismo elettronico Detto ciò, spero di avervi come sempre annoiato ma non troppo, vi invito eh, ovviamente a consultare i saggi a quali ho preso fonte per queste, eh, questo video, ce ne sono molti altri, si possono iniziare da altri, io ho iniziato da questi, vi consiglio questi, ma potete fare anche diversamente, e vi invito anche, perché no, a lasciare anche qualche critica nei commenti, ovviamente in modo civile, eh, rispetto al vostro pensiero, al vostro punto di vista.